Oroscopo di oggi in due minuti, il 17 di ottobre. Oggi c'è la luna piena nel segno dell'Ariete. Tenetevi pronti perché l'Ariete è un segno dominato da Marte, quindi luna piena più Marte particolarmente sollecitato, mi sento di dire che oggi è un casino. Segni cardinali, Ariete, Cancro, Capricorno, Bilancia, mi raccomando contate fino a 100.000 prima di aprire bocca, ma per sicurezza anche tutti gli altri. È anche l'ultimo giorno di Venere in Scorpione. Se la goda nei segni d'acqua, perché domani passa in Sagittario, succede che l'Ariete con la Luna nel segno ha degli altissimi e bassissimi di emozioni e nessun controllo dalla base. Quindi oggi si improvvisa. Il Toro tiene duro per le ultime 24 ore in cui ognuno dei suoi amatissimi piaceri è così carico di sensi di colpa da farlo desistere. I Gemelli sentono che sta bollendo nel cuore il dubbio e oggi sono instabili come un petalo di primula al vento. Sono stata anche romantica, Gemelli. Il Cancro vuole essere amato e non sente ragioni, quindi si disdicano per favore tutti gli altri impegni. Il Leone si prepara a riscaldare il cuore e anche il basso ventre, che era ora grazie a Venere che arriva a favore. La Vergine si lascia ammorbidire e distrarre dai baci ancora per le ultime 24 ore, poi proprio basta, non se ne parla più. La Bilancia ha sempre la luna storta e le palle girate, ma per fortuna questa situazione finisce abbastanza presto, domani già migliora. Lo Scorpione oggi sente di poter ammaliare chiunque, anche il messo comunale intransigentissimo, ma il suo fascino straccia tutte le ideologie. Il Sagittario si sente accolto, che sia dall'universo come dal collega, pare proprio che tutti abbiano voglia di condividere le sue emozioni e soprattutto i suoi racconti di viaggi sentimentali. Il Capricorno oggi non sente ragioni, si fa come dice lui, se no si arrabbia, e sappiate che ha un sacco di voglia di arrabbiarsi. L'Acquario rivede la selezione all'ingresso che sta facendo il suo cuoricino, perché forse deve allentare un pochino la presa, ci pensa su comunque. Infine i Pesciolini, che si godono la bellezza del bello, si godono l'amorevolezza dell'amore, che in fondo la vita ha questi come pilastri. Da domani forse ci ripensa.